Grazie a tutti, benvenuti questa sera. È un onore e un piacere presentare Lorenzo Bracco e Dario Bottolini, che sono presenti per presentare una pubblicazione su un argomento estremamente complesso, l'anoressia, per il quale non c'è nessun trattamento farmacologico singolo ed efficace. Che va affrontato dal punto di vista sia medico che psicologico. Lorenzo Bracco è medico e psicoterapeuta, ha ricevuto una laurea in filosofia e una in medicina e chirurgia, anche ha studiato fisiatria in Francia e ad oggi si occupa particolarmente di psicoterapia. Ha pubblicato da solo e insieme a Dario Bottolini alcuni libri, inclusi due diari di viaggio, se non vado errato, e questa sera appunto ci parlerà del suo ultimo lavoro, che ha ricevuto il premio Cesare Pavese nella categoria Medici Scrittori nella saggistica nel 2013, corretto? Esatto. Dario Bottolini è scrittore, pubblicista e autore di radiodrammi, purtroppo forse non ce ne sono più tanti, vero? No. E, insieme a Lorenzo Bracco, come abbiamo detto, hanno una collaborazione sia dal punto di vista di scrittore, hanno scritto diversi libri e si conoscono da parecchi anni. Lascio a loro il compito di presentare il libro, che si intitola Anoressia, i veri colpevoli, gruppi sanguigni e trauma. Grazie. Excuse me, I don't understand Italian, but the reason I came was my fiance a while ago. I loved her very much. She had anorexia. That's the reason I attended. So, but I don't speak Italian, so I wanted to, release myself. Sure. Should I give a brief summary? But thank you for it. I'm sure it's a very, it's a very noteworthy cause. Thank you. Dice che è molto. No, sorry, because the event, it wasn't advertised. It was in Italian only because the. No, that's okay. No, but if you like to stay, we can summarize maybe at the very end. I feel like I'd be a hindrance. No, and I may start crying. I was thinking my feelings. No, you're not. If you want to stay, you're welcome to stay, sir. Thank you so much. No, but no worries. I'll be back. Ma sì, buonasera, è molto bello essere qui con voi. Indico due parole giusto per introdurre l'argomento e l'autore del libro. Sì, il libro ha vinto il premio Cesare Pavese, Medici Scrittori Saggistica, in un'edizione particolare in cui alla letteratura hanno dato il premio a Magris, che sarà ospite qui, e per il giornalismo a Severnini, giornalista che probabilmente voi conoscerete. Io come scrittore posso dire che il libro, oltre che essere un trattato scientifico, è scritto anche in una maniera narrativamente molto piacevole, accessibile veramente a un pubblico molto vasto. Io porto una mia testimonianza, sono qui anche per questo, cioè è capitato che qualche anno fa mia figlia avesse avuto un problema di anoressia e posso testimoniare come in quei frangenti tutte le persone coinvolte, la persona stessa ma il nucleo familiare che sta vicino alla ragazza rischiano veramente di perdersi come in un labirinto dove non si capisce da che parte muoversi e che direzione prendere. Ecco, in questa circostanza sia l'autore sia il libro sono stati per me di aiuto, nel senso che mi hanno dato una direzione verso cui muovermi, una possibilità di non sbandare, per così dire. Quindi questa è una cosa
che ci tenevo molto a dire ed è la mia esperienza personale. Per l'occasione di questo tour americano il libro è uscito anche in un'edizione in lingua inglese e un'altra edizione in lingua italiana che sono acquistabili online con pronta disponibilità. Quindi questa è la situazione editoriale di questo volume. Volevo ribadire che l'importanza, ecco, queste anorexia di leucosis, blood types and trauma, questa è l'edizione in lingua inglese. E oltre all'idea nuova che ora il dottor Blacco esporrà, io posso dire che è importante che sia stato scritto da un medico e psicoterapeuta, nonché da una persona che si occupa di nutrizione da tanti anni e a 360 gradi, perché queste sono le competenze che in qualche maniera si chiamano raccolta di fronte a un problema di questo tipo. Ecco, io lascio la parola a Lorenzo che vi dirà in più dettaglio cos'è il nucleo di questo suo libro. Ringrazio Dario, ringrazio Bruno, ringrazio l'Istituto e la persona della dottoressa Rumori. Sono molto contento di essere qua qui a Los Angeles. Ma il libro è nato in realtà 21 anni fa. 21 anni fa mi è capitato un evento che io definisco un po' come la mela di Newton, cioè un evento puramente casuale, cioè un caso, che mi ha fatto pensare e mi ha fatto aprire una porta che penso non si fosse mai aperta prima. Stavo visitando una ragazza anoressica accompagnata dalla madre. La madre c'era e non c'era, cioè faceva finta di essere in disparte per lasciare la figlia nella sua privacy nella visita. E così in modo puramente, senza nessun motivo più di tanto, le ho chiesto il gruppo sanguigno. Le ho chiesto il gruppo sanguigno e quello che è stato stupefacente è stata la reazione della madre. La madre è entrata in quello che poi io ho capito essere uno stato allarmato, in realtà sembrava molto nervosa, e ha cominciato a fare: non c'ha il mio gruppo sanguigno, non ha il mio gruppo sanguigno. Allora, facciamo una piccola premessa. L'anoressia, secondo tutti i ricercatori attuali, secondo tutti, è multifattoriale. Cioè nella multifattorialità dell'anoressia, e su questo sono d'accordo anch'io, direi che siamo d'accordo tutti, e diciamo che ci vogliono tutta una serie di fattori perché l'anoressia si scateni, è come se l'anoressia fosse chiusa dietro una porta che ha numerose chiavi, bisogna che tutte siano aperte perché l'anoressia si scateni, e questo spiega anche perché diverse terapie diverse fra loro funzionino, perché basta richiuderla con una sola chiave. Quindi funziona la terapia familiare, funziona la breve strategica di Vaslavic e Nardone, tante terapie funzionano. Però diciamo che devono essere sempre integrate in un aspetto un po' a 360 gradi, tipo prendersi il carico anche dell'aspetto nutrizionale. Le cause sono una madre che porta i pantaloni in casa, un padre che ha una presenza assente, cioè paradossalmente c'è, ma non ci si può fare tanto affidamento sopra, cioè il rapporto viene molto gestito attraverso la madre, e una figlia molto preoccupata del suo posto nel mondo, è una famiglia che non sa mangiare ed è una famiglia che è un po' disfunzionale dal punto di vista della comunicazione affettiva ed emozionale. Bene, queste sono le premesse su cui siamo tutti d'accordo e sulle quali solitamente si va a inserire la terapia. Quell'evento di 21 anni fa mi ha fatto molto pensare. Parliamo dal punto di vista scientifico. Voi sapete che c'è la storia dell'RH, madre RH negativa che sia già venuta a contatto con l'RH positivo produce degli anticorpi. Gli anticorpi in questione sono piccoli, passano il filtro placentare e quindi un secondo feto che sia RH positivo viene colpito da questi anticorpi. Gli anticorpi invece, e qui stiamo parlando in questo caso degli anticorpi anti-A e anti-B, stiamo parlando del gruppo sanguigno 0, A, B e AB, gli anticorpi sono grossi e non passano il filtro placentare. Cioè una madre che sia 0 e che abbia un feto A non se ne accorge.
Il problema è se c'è un trauma fetale o alla nascita, un trauma che faccia sì che tre gocce di sangue vengano a contatto fra di loro, cioè che sì, in parole povere, la placenta in questo caso funziona come una barriera, il sangue del feto sta di qui e il sangue della madre sta di là, ok? Se tre gocce vengono a contatto, in realtà bisogna fare una premessa, una trasfusione sbagliata solitamente è mortale, tre gocce non sono mortali, ma l'allarme è lo stesso. Io qui in America faccio molto l'esempio del fuoco, no? Perché tutte le case hanno l'impianto antincendio, le scale esterne, eccetera. Che il fuoco sia grosso così e che si spenga da solo, o che prenda fuoco tutta la casa, l'allarme scatta nello stesso modo e fa lo stesso rumore. Anzi, l'allarme nel caso che bruci tutta la casa a un certo punto cessa perché in qualche modo verrà leso anche l'allarme stesso. Se c'è una trasfusione sbagliata c'è l'allarme massimale, ma questo allarme massimale c'è anche con tre gocce ed è un allarme che è immunitario, cioè è una reazione che è immunitaria, è una reazione che è neurovegetativa, è una reazione che è fisiologica. Voi sapete benissimo che se l'allarme non c'è qualcuno che va a disinserirlo, l'allarme resta acceso. E qui è un po' la stessa cosa. C'è stato un trauma fetale, gruppo sanguigno diverso, c'è un allarme fra le due. È una relazione allarmata. È come se la figlia, se fa un piccolo movimento così, la madre la soprassaltasse ogni volta. Da qui a farla diventare una relazione conflittuale, il passo è molto breve, anche perché nel momento che la definisco come conflittuale, il conflitto si instaura. Cioè il paradosso è che il conflitto si genera proprio molte volte per il fatto che viene pensato come conflitto. In realtà non è un conflitto, è una diversità che ha scatenato un allarme. Allora, a questo punto qui capite che questa è la condizione, in latino dicevano la condizio sine qua non, è la condizione sulla quale riposano le cause di cui abbiamo parlato. Perché pensandoci anche un attimo, grazie a Dio le anoressiche non sono così tante, perché mi verrebbe da dire, ma se le cause fossero solo queste, non ci fosse una condizione alla base, le anoressiche temerei che dovrebbero essere di più, perché famiglie in cui la madre porta i pantaloni in casa, in cui il padre è una presenza che c'è e non c'è, e in cui la figlia che non è molto preoccupata del proprio posto nel mondo oggi, quante famiglie non sanno mangiare, cioè verrebbero dovrebbero essere di più. L'altra cosa che spiega questo fatto dei gruppi sanguigni è che io ho molti casi di famiglie dove ci sono tre figlie, i genitori sono sempre gli stessi, l'educazione è sempre più o meno la stessa, mangiano sempre più o meno allo stesso modo, la comunicazione affettiva è più o meno la stessa e c'è una anoressica e le altre due no. Tenete presente che l'anoressia segue la legge del tutto del nulla, non è che uno è a metà anoressico, cioè o lo è o non lo è, cioè non c'è, non ci sono vie di mezzo. Quindi la cosa molto interessante è che nella mia statistica questi casi è che in questo caso l'anoressica in questione aveva il gruppo sanguigno di papà e le altre due ragazze avevano il gruppo sanguigno di mamma, cioè quelle non anoressiche avevano il gruppo sanguigno di mamma. La domanda che viene da porsi è perché questo fenomeno si scateni così nell'adolescenza. Allora qui è un pochettino un discorso sulla nostra società, una volta si diceva occidentale, però oggi non è un discorso che non tiene più, perché anche in India la società si è molto adeguata a questi standard, no? Che sono quelli che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni perlomeno della nostra civiltà. E in India l'anoressia sta cominciando con gli stessi andamenti più o meno del nostro mondo. Perché si scatena l'adolescenza? Allora, l'adolescenza è un pochettino come una seconda nascita. Voi pensate che avete un bambino, e il bambino la maggior parte delle lingue viene definito in modo un po' neutro, no? Cioè non si sta tanto a vedere child se è maschio o se è femmina. In realtà è uno stato relativamente indifferenziato. A un certo punto cominciano gli ormoni, comincia
comincia a fare quello che dovrebbe determinare poi la scelta della sessualità, la scelta del proprio posto nel mondo come essere sessuato. È un pochettino una seconda nascita e nella nostra civiltà non viene gestita attraverso rituali di trasformazione come c'erano in altre civiltà, ma viene gestita fondamentalmente attraverso, se penso che tutti abbiamo esperienza di ragazzi e ragazze adolescenti, viene gestita attraverso quello che è il rapporto dell'identificazione e della controidentificazione, opposizione chiamiamola. Quindi l'adolescente in questione ha tutto un processo in cui si identifica, si controidentifica, va in opposizione, e in un rapporto così allarmato la cosa diventa veramente molto difficile. Diventa molto difficile con la madre. Questo spiega come le famiglie di una volta, che erano famiglie molto allargate, in cui magari c'era una sorella maggiore che aveva 15 anni di più, e magari c'era una zia, c'era anche la vicina di casa, perché nel villaggio i giovani, cioè il villaggio era un tutt'uno. Ecco, questo spiega come nelle famiglie di una volta, nella struttura sociale di una volta, fosse più facile fare questo processo. E adesso con la famiglia che si è ristretta a essere i due genitori e i figli o il figlio unico, la cosa diventa molto più difficoltosa. Difatti anche molte terapie puntano proprio su questo, di permettere il processo di identificazione e controidentificazione, no? Dalla psicanalisi alla terapia anche breve strategica, in qualche modo nutre il femminile della ragazza in questione. Insomma, questa è stata la mia scoperta, la mia novità, questa del gruppo sanguigno. E secondo me questa cosa ha, come dicevamo anche con l'amico Dario, ha dei grandi risvolti, perché permette di fare una diagnosi, più che una diagnosi, una prognosi molto in anticipo. Mi spiego meglio. Voi sapete che l'anoressia ha una mortalità spaventosa, ha una mortalità, una volta diagnosticata come anoressia adolescenziale femminile, ha una mortalità che si aggira attorno al 15%. 15%, tu mi insegni che siamo a livello dei cancri già di quelli tosti, eh? 15% è alta. Sì. È alta, è veramente alta. E questo perché? Ma io la faccio molto semplice, in un certo senso, perché viene diagnosticata molto tardi. Cioè, l'adolescente, una ragazza in questa fase, non è che così ha tanto piacere di essere vista nuda e girare per casa, cioè, insomma, sono quelle case, quelle situazioni che anche per pudore, per privacy, per insomma, prima di capire che quella è magra, ce ne vuole un po'. Cioè, arriva infatti, dici 36 kg su 1,60 m, e 36 kg su 1,60 m è una di quelle situazioni in cui insomma, il rischio c'è. Il fatto di pensare che abbia un gruppo sanguigno diverso, di sapere, cioè sapere che ha un gruppo sanguigno diverso con la madre, cioè che è un gruppo incompatibile con la trasfusione, e sapere che c'è stato un trauma fetale, e vedere una relazione allarmata, permette di mettere in atto un processo terapeutico, quale ad esempio una terapia familiare, quale ad esempio invitare il padre attraverso tutta una serie di cose, una maggior presenza, permette di metterlo in atto un briciolo d'anticipo, ecco, non necessariamente quando proprio viene da, no? Da spaccarsi gli occhi, come dicono i francesi, no? Che è una cosa proprio che non si può non vedere, perché quando si arriva alla fase che non si può non vedere, effettivamente si è molto in là. E io faccio una divisione fra le anoressie, ma questo penso che la facciano un po' tutti, cioè da un lato abbiamo quell'adolescenziale femminile che si scatena nell'adolescenza, cioè in pratica è come se mettesse, di solito comincia uno, due, tre cicli mestruali, comincia a essere donna, comincia ad avere tutte queste difficoltà a trovare il suo posto come donna, proprio per questi problemi con la madre, che non sono problemi, in realtà sono difficoltà di comunicazione semplicemente. Ed è come se rimettesse la marcia indietro, cioè
dimagrendo perde gli attributi femminili, il seno, le rotondità e perde il ciclo mestruale. Ritorna in uno stato preadolescenziale, uno stato come era quando era bambina. Soltanto che da lì, e questo è molto interessante, i lavori che ha fatto Vaslavich e Nardone, il sistema percettivo si altera. La terapia breve strategica dice che noi possiamo lavorare sul sistema percettivo, non sul sistema reattivo. Anzi, il sistema reattivo è meglio lasciarlo com'è, perché fondamentalmente sono il mio essere al mondo, il mio difendersi, il mio vivere nel mondo. Mi spiego meglio: se io qui sentissi pericolo, è giusto che abbia delle reazioni di pericolo. Quello che posso lavorare è sentirmi invece fra amici. Nel sistema percettivo, cioè fondamentalmente si lavora sul sistema percettivo, non sul sistema reattivo. Il problema è che proprio il sistema percettivo è alterato, cioè lei si guarda allo specchio e c'è una scena molto bella, una foto molto bella, dove si vede una mela rosicchiata davanti allo specchio e si vede una mela tutta gonfia nello specchio, cioè si guarda allo specchio e si vede grassa, cioè si è alterato il sistema percettivo. E qui è poi tutto il discorso di come funzionano male le tentate soluzioni. Le tentate soluzioni molte volte diventano il cemento che costituisce il persistere della situazione. Questo lo vedete in campo economico, no? Un'azienda che va male comincia a chiedere prestiti, più chiede prestiti più va male. E qui è la stessa cosa. Cosa capita? Che la madre vede che la figlia è magra e dice mangia, e lo dice 50 volte al giorno, tutta la notte che rincrossa le dice mangia. E cosa capita? Capita che questa, che nella fase adolescenziale effettivamente non se lo sente dire, meno mangia, no? La tentata soluzione che crea il problema. Quindi, e questo è per dire che anche molte sono le terapie che possono funzionare, no? Tipo ad esempio, come dicevo, la terapia breve strategica, che proprio lavora sul sistema percettivo. Io ho una predilezione particolare, che è un po' una novità, e che sarebbe la terapia del trauma, quella fondamentalmente la somatic experiencing. Qui oltre sto in California, ci sono proprio i top della somatic experiencing, cioè Peter Levine e Lauren Seller. Peter Levine a San Diego, Lauren Seller è qui a Santa Monica, che sono la somatic experiencing e la neuroaffective relation model, che riprende la terapia del trauma e la porta, la relation model di Lauren Seller, la porta sull'età evolutiva, no? Quindi permette di fare una terapia di quel trauma che è stato quello della epoca fetale e della nascita, no? Sapete che la cosa era nata molto tempo fa, già. La cosa era nata con Lowen e la bioenergetica, che aveva diviso in 5 tipologie di carattere, e queste tipologie di carattere erano ognuna conseguenza di un trauma in un'età specifica. La tipologia di carattere che contraddistingue la norressica è quella che secondo Lowen era la prima tipologia di carattere, che lui la chiamava con la patologia estrema, cosa che adesso non si fa più, e la chiamava schizzoide, che è quella ragazza, quelle persone alte, allampanate, che camminano col passo spinta, no? Quel passo che quando guardate la persona camminare, questo lo vedete molto nel top model, la persona camminare verso di voi, tipo sulla passerella, vedete che la testa fa così, no? Cioè è come se si spingesse nelle nuvole, ecco. Quindi il discorso del gruppo sanguigno permetterebbe un passo d'anticipo, e abbinato alla terapia del trauma permetterebbe di fare una terapia proprio sull'origine della storia. L'origine della storia è che questa differenza è vissuta come allarme anziché essere vissuta come differenza che arricchisce. Quindi in qualche modo permette di arrivare ha una ricchezza della famiglia in questione, una famiglia che è un diamante con tante faccette, più ricca di una roba che sia unica, dove tutti sono più o meno simili, no? Cioè, questo si vede anche nei popoli, nei paesi, no? Ci sono i momenti magici in cui certi paesi riescono a integrare le differenze in una ricchezza, e ci sono i momenti in cui purtroppo
le differenze vengono vissute come un conflitto. Sì, a questo riguardo voglio sottolineare un aspetto, diciamo, dell'anima di questo libro, di questo lavoro, cioè che è un intervento, è un'impostazione di pace, di pacificazione. A questo riguardo, quando mia figlia ha letto il libro, mi ha fatto poi qualche commento e mi ha detto: ma io mi sono sentita capita in tutto quello che confusamente sentivo, provavo e vivevo, mi sono sentita compresa e questo mi ha molto rasserenata. Quindi diciamo tutto il carico di ansia, di angoscia che c'è in questa vicenda, qui viene, come dire, abbassato di tono. Lei ha sentito proprio sentirsi rasserenata. E questo è anche, come dire, il senso di quello che tu dici del rapporto fra la madre e la figlia, che anziché essere vissuto come un conflitto è visto e ricondotto nella sua specificità di essere una ricchezza, no? Perché è sempre l'esempio della barca, che ti piacerebbe che tu ripetessi, così è chiaro cosa capita. Sì, per spiegare come il trauma agisca, io faccio l'esempio di due persone che sono su una barca e arriva una tempesta. La tempesta, fra virgolette, sarebbe il trauma. Molto sovente capita che le due persone, ognuno pensa che sia colpa dell'altro, questo capita anche nei paesi, nella politica. E mentre invece il discorso molto semplice è fare fronte contro la tempesta. La gravidanza è una barca, c'è un solo corpo che contiene questi due esseri. Il trauma fetale alla nascita è proprio nell'ultimo periodo proprio del feto, cioè nel momento che non c'è ancora stato il distacco, cioè che i due sangui possono toccarsi, è una tempesta. E percepire il fatto che c'è una tempesta permette di fare un'alleanza. Mentre invece, se non percepisco il fatto che c'è una tempesta, posso scivolare nel conflitto e pensare che è colpa dell'altro. L'altra cosa che io faccio è che chiarisco molto bene subito nel primo capitolo l'idea di fondo che ci sono due tipi di anoressia diversi. Noi stiamo parlando dell'adolescenziale femminile. Comincia l'adolescenza e può avere delle ricadute nei tempi a venire in situazioni, se non debitamente curata, se in situazioni che abbiano qualcosa dell'aspetto simile del passaggio adolescenziale, può essere la morte del padre, può essere la perdita del lavoro, l'andare in pensione, cioè ci possono essere tante cose. E questa è l'adolescenza femminile. Non stiamo parlando qui ora di quella che invece è il sintomo, un'anoressia che è il sintomo di una malattia, che so, un tumore, una chemioterapia, oppure che è sintomo di depressione. Quella veniva chiamata, dipendeva da un'altra tipologia di trauma, secondo Lowen, ed è fondamentalmente, non vorrei dirlo con cattiva pronuncia, burnout. Ecco, è fondamentalmente quello che ha dato, e ha la sensazione di non ricevere niente in cambio. A un certo punto dice basta, ecco basta, mi lascio morire perché non ne vale più la pena. Ed è un sintomo, fra virgolette, di depressione, che è un'altra cosa. Può, diciamo che la stessa persona può sommare le due, ecco. Ma insomma, qui stiamo però parlando di quella che è l'adolescenziale femminile, la quale è una ragazza brillante, frizzante, tutto sommato non mi pare che manifesti dei segni che possono essere qualificati di depressione. Anzi, forse è fin troppo presa dalla performance, che si dice. Sì, dal proprio posto nel mondo. Sì, sì. Lo cerca, non è che dice vabbè non lo trovo, lascio perdere, lo cerca con vigore, con forza, con difficoltà. Scusa, una curiosità, ma noi figli adottivi non possono essere anoressici o ci sono casi di anoressia nei figli adottivi? Io non ho nella mia statistica figli adottivi. E per il fatto del trauma fetale con la madre e alla nascita ci potrebbe essere anche un figlio adottivo, eh? Però io seriamente non ho un'esperienza di questo tipo.
Come spiega perché il trauma fetale abbia degli effetti, o spieghi l'anoressia ma non altri disordini tipo eating disorders o altri, non so come vuol chiamare, alterazioni psicologiche, problemi psicologici? Io penso che sicuramente trauma fetale con differenza di sangue, in modo tale che c'è una reazione del genere, dovrebbe spiegare anche altre cose, tipo ad esempio stati di psicosi sul maschio, però io non ho una statistica a questo riguardo. Cioè, indubbiamente questa della differenza di gruppo sanguigno, del trauma fetale, è un capitolo, secondo me, che si apre su uno spazio enorme. La cosa che è molto interessante, per cui mi viene a dire molto facile sull'anoressica, infatti la mia idea, anche il motivo del viaggio in America, è quello di far sì che il mondo cominci a fare i test del gruppo sanguigno della figlia e della madre in caso di anoressia adolescenziale femminile, e che l'anoressia segue la legge del tutto e del nulla. Cioè, mentre stati di nevrosi, psicosi possono essere molto fluidi e risentire anche di situazioni sociali, l'anoressia o c'è o non c'è, non è che c'è tanto. Non a mezzi termini, non c'è da discutere. E la bulimia? La bulimia, no, secondo me dipende fondamentalmente da un trauma, quello che Lowen definiva la persona orale, cioè da un trauma nel primissimo periodo di vita dopo la nascita, cioè la fase che va dall'allattamento allo svezzamento, in cui fondamentalmente quella fase lì è quella che Winnicott definiva il passaggio del bambino magico. Il neonato, il bambino, attraverso una fase magica, perché fa il bambino non ha ancora capito che cosa c'ha, ma si è accudito bene. La mamma, chi fa le veci della mamma, arriva, lo guarda e dice: questa volta è perché se l'è fatta addosso, e lo cambia. Questa volta è perché ha sete, questa volta è perché ha caldo, questa volta è perché ha bisogno di essere abbracciato, questa volta. E questo è il bambino debitamente accudito. Se l'accudimento non è... Dunque, se è debitamente accudito, in qualche modo il bambino comincia a fare la griglia fra quel disagio che sente, che lui lo sente e non l'ha ancora capito, non gli ha messo l'etichetta giusta sopra, e il mettergli l'etichetta. Quindi il bambino capirà poco alla volta che ha fame, che sente, che sonno, che voglia essere abbracciato, eccetera, eccetera. Se questa fase non viene accompagnata, il bambino resta in una fase di confusione, quindi non sa che cosa fare e non lo sa neanche l'adulto. Quindi si attacca sempre alla solita cosa, che può essere la sigaretta, può essere mangiare, può essere, è quello della situazione della dipendenza. Il trauma di questa prima fase della vita, extrauterina, cioè dopo la nascita, è quello che genererebbe la situazione della dipendenza. Per cui uno non ha X motivi per non sentirsi bene e li risolve sempre nello stesso modo, che può essere la sigaretta. La dipendenza possono essere dipendenza da sostanze esogene, ma possono essere anche dipendenza da comportamenti, l'iperlavoro, ammazzarsi il lavoro, l'ipersesso, cioè tutto ciò che l'ipersport, cioè tutto ciò che in qualche modo mi riempie la vita, ecco, ma me la riempie in modo aspecifico, non necessariamente su quello che è il bisogno di quel momento. Di solito i disordini alimentari, perché l'anoressica, quando risolve la sua storia, non è che avrebbe tutti questi disordini alimentari, a meno che abbia avuto anche un trauma nel periodo successivo della vita, ma se no, semplicemente c'era quella fase in cui si vedeva grassa e non mangia, ecco. Ma i disordini cosiddetti alimentari solitamente sono di traumi dell'epoca successiva, e oggi sono molto frequenti perché, diciamo, perché il bambino, uno lo vede lì che piange, è tanto semplice ficcargli il biberone in bocca, e in pratica è come se gli affogassi nel mangiare ogni sua richiesta, che potrebbe essere anche molto semplicemente affettiva, questo secondo me.
E quindi lei diceva che nel caso del trauma, il trauma fetale potrebbe spiegare o comunque essere la condizione sine qua non, sì, per altri tipi di disordine, sì, non necessariamente alimentari. Sì. Mi ci può dire secondo lei qual è la sua... Ma secondo tutti, cioè io dico secondo tutti quelli che hanno studiato i traumi fetali, tipo Lauren Seller, che vi consiglio caldamente di leggere il suo libro Neuroaffective and Relational Model, un testo e abita qui a Santa Monica, e fondamentalmente la situazione dissociativa. Il trauma fetale aumenta le situazioni dissociative. Cioè, di fronte a una cosa che mi può creare dolore, disagio, malessere, dissocio. È anche una dissociazione avere fame e invece di vedersi magri per quello che si è, vedersi grassi. È una dissociazione, cioè dissocio dalla situazione. Cioè, gli stati dissociativi dipendono, secondo la teoria del trauma, da traumi fetali. È una persona che tende a essere nelle nuvole, cioè dissocia. Mi viene a dire, ve la racconto un pochettino all'italiana, mi viene a dire che ogni fase della vita, ve la racconto in modo molto semplice, un po' visivo, non è proprio scientificamente, però ogni fase della vita elabora qualcosa. Allora, la prima fase della vita elabora il fatto di avere un corpo. È una persona che ha una scarsa percezione del proprio corpo, quello che ha avuto dei traumi fetali, e molto nelle nuvole. Questo può essere ogni cosa, è un vantaggio o uno svantaggio. Non c'è mai un evento che sia negativo. Anche il trauma mi permette di sviluppare delle capacità in misura massimale. Uno che abbia una buona capacità dissociativa riesce a inventare delle cose che un altro non riesce. Riesce ad esempio a strarsi dal dolore, ha una comunicazione con delle cose più sottili, che so ad esempio la spiritualità, è uno che ha delle tendenze spirituali maggiori di altre, può utilizzare queste capacità per... Una volta che ha curato il trauma, può utilizzare queste capacità in modo positivo. La persona che ha avuto un trauma invece nell'età dell'allattamento e dello svezzamento ha una connessione con i bisogni che non è chiara. Non so se mi sono spiegato, non vedo la sua faccia perplessa, c'è qualcosa che vuole. No. Che non è chiara. E quindi sembra un po' confuso su questa cosa, però proprio perché ha questa situazione non chiara, il giorno che la chiarisce ha una capacità, capisce, che è superiore a quella di un altro. Il trauma, se integrato, è un fattore di ricchezza. È uno che ha sperimentato un qualcosa a un livello che gli altri non hanno sperimentato. Quante persone hanno conosciuto il tumore e poi o sono guarite, o magari non sono guarite, però per loro è stato un momento di evoluzione incredibile. È un bel trauma, no? Cioè, magari vivevano tanto sereni e felici senza avere il tumore, però non avrebbero voluto quello che hanno voluto, no? Cioè, noi nella nostra esperienza di ricerca abbiamo molto sovente queste cose. Quindi i problemi invece, quegli altri tipi di problemi sull'alimentazione e disordini alimentari, solitamente sono connessi con un trauma successivo, dopo la nascita. E altri disordini dissociativi, quali sarebbero? Una persona che tende a essere dissociativa, tende a essere poco nella realtà. Per cui può essere anche un grande genio, ma è poco nella realtà. Quindi può spiegare, non so, sindromi tipo Asperger, per dire, o quasi autismo? Sì. Sì, sì.
L'autismo è già una sintomatologia, è già una cosa molto complessa, per cui bisognerebbe vedere anche una serie di altre cause, anche neurologiche, eccetera. No? Sì. Vorrei fare una domanda a chi, per chiarire e magari anche mandare un messaggio chiaro a genitori che possono avere, in questo caso parliamo soprattutto di figlie, con un gruppo sanguigno diverso da quello della madre. Devono allarmarsi perché le loro figlie avranno un'alta, altissima, media probabilità di sviluppare anoressia o è solo una concausa? Quindi io la vedrei come una condizione a monte che, se ben gestita, è un fattore di ricchezza. Quindi se una madre, un padre hanno una figlia con un gruppo sanguigno diverso da quello della madre, sì, è bene che magari cerchino di riconoscere se ci sono dei sintomi che possono essere un segnale di un inizio di anoressia, più che se sì, il gruppo sanguigno sia. Questo sì, senz'altro. E l'altra cosa è che bisognerebbe che questi cominciassero a entrare nell'ottica che la differenza fra madre e figlia, e quindi un rispetto reciproco della differenza, è un fattore di ricchezza e non di conflitto, e fare eventualmente una terapia del trauma. Qui in California non c'è che l'imbarazzo della scelta riguardo a questa tipologia di terapia. E avrei un'altra domanda per, che in qualche modo complementare a questa, e sempre pensando a un messaggio da dare a genitori, a persone che hanno figli, e visto che ci sono diversi tipi di anoressia, se una figlia o un figlio hanno un gruppo sanguigno che è invece lo stesso della madre, questa è una condizione che previene l'anoressia o è possibile? Secondo me, previene l'anoressia adolescenziale femminile, però non l'altra anoressia. Quindi non bisogna abbassare comunque la guardia. L'altra anoressia, sì, non bisogna abbassare la guardia, nel senso che l'altra anoressia, che è quella che può dipendere dal burnout, è molto connessa col carico di aspettative. Cioè, una persona, come dice uno che dà, ma potrebbe essere anche un bambino, cioè un figlio su cui ci sono delle aspettative incredibili, terribili, cioè che lo fa sentire inadeguato, cioè è un sintomo di depressione, fondamentalmente, di non essere a livello di poter rispondere alla situazione. Ecco, questa può colpire a qualunque età. Io quello che penso è che una terapia del trauma, integrata bene, una terapia psicologica, rischia solo di fare del bene. Io sono stato un grande ricercatore sulla terapia del trauma, che mi ha spinto anche a venire fin qui in California proprio per la terapia del trauma, perché io ho avuto un trauma molto grave nella mia vita. E devo dire che la terapia del trauma va fatta talmente bene che dico, gente che ha avuto traumi meno gravi, forse se il risultato è lo stesso, viene a dire che devono avere dei risultati fantastici. Quindi è possibile dire che, nonostante ci possa essere una predisposizione, diciamo, chiamiamola genetica, per quel che riguarda questa correlazione con i gruppi sanguigni, è importante però dire che l'anoressia si può trattare dal punto di vista psicoterapeutico e si può risolvere. Senz'altro. Questo è senz'altro. Scusi, forse l'ha già detto perché sono arrivata quando lei aveva iniziato a parlare, ma quanto è ampio il campione che l'hai usato per trarre queste cose? Io ho un po' più di un centinaio di persone. E sono tutte in Italia o in una tutte zona? Tutte in Italia, sì. Tutti in Italia, però non è eccezione, questo che è molto interessante. E quali sono qual è l'incidenza dei maschi rispetto alle femmine? Nel maschio non c'è anoressia adolescenziale femminile, cioè non c'è anoressia adolescenziale, ci può essere anoressia, quella del carico esistenziale d'aspettativa che c'è sul maschio. Il maschio ha un processo completamente diverso, perché nel momento che deve
fare il salto dall'infanzia a diventare uomo adulto, non fa il processo sulla madre, quindi se c'è una relazione allarmata con la madre, sicuramente sarebbe meglio che non ci fosse una relazione allarmata, che ci fosse una relazione pacifica e di reciproca armonia. Però non è che gli impedisce di fare l'identificazione, questa l'ha fatto con il padre, l'ha fatto con le figure maschili, che ne so, la farà con il capobanda, purtroppo se il padre è assente, cioè, capite? Cioè, è un altro discorso, non è relativo alla madre. Questo spiega perché in questo caso, cioè il gruppo sanguigno e il trauma fetale spiegherebbe perché la situazione è così grave per la ragazza rispetto al ragazzo. Mi chiedo se questo filone di ricerca ha suscitato interesse in ambienti scientifici o magari ci sono altri ricercatori che stanno lavorando in altre parti del mondo o anche in Italia su questo. No, il successo direi che step by step sta andando avanti, anche il fatto stesso che mi abbiano dato il premio Cesare Pavese in questo senso, l'Ordine dei Medici di Torino ad esempio ha fatto una bella recensione al libro, sono uscite recensioni su Repubblica, sul Corriere, cioè, quindi la cosa poco alla volta sta andando avanti. Dovete capire però una cosa molto semplice, che nella prima fase iniziale, quando si sono scoperti i gruppi sanguigni, hanno fatto i gruppi sanguigni praticamente su tutto, hanno cercato di vedere se c'era una connessione fra gruppo sanguigno e incidenza di patologie. L'incidenza delle patologie sembra non esserci, sembra semplicemente che il pox virus, che sarebbe quello del vaiolo, colpisca di meno lo zero. Però il pox virus, grazie a Dio, non c'è più, quindi non è di interesse. E sembra che la giardia abbia, che è una parassita, abbia un andamento diverso secondo la tipologia di gruppo sanguigno. Ecco, ma sono gli unici due casi, quindi si è smesso di fare il gruppo sanguigno. Adesso, se siete ricoverati in ospedale, se non avete un qualcosa di chirurgico di estremamente grave per cui potete sanguinare, o se non siete anemici, non vi fanno neanche più il gruppo sanguigno. Quindi tanto meno l'anoressica, tanto meno la madre dell'anoressica. Se non mi fosse capitato quel fatto puramente casuale, non ci avrei pensato neanche io mai, cioè quel fatto mi ha così stupito perché la reazione è stata talmente abnorme che sono rimasto 3 giorni a pensarci. Ecco, e da lì mi è venuto il tarlo perché ho cominciato a pensare alla trasfusione sbagliata, all'allarme, e quando l'allarme antincendio scatta in una casa sempre massimale, quella si è allarmata, lì c'era stato un trauma fetale dichiarato espressamente, cioè la ragazza nell'anamnesi mi ha dichiarato, nella storia clinica mi ha dichiarato espressamente di aver avuto un trauma, un distacco di placenta, eccetera, una nascita molto travagliata, eccetera. Quindi insomma qui c'erano tutte le carte in regola per capirlo. Ecco, se non mi fosse capitato quello non ci sarei mai arrivato. Il dato di fatto è che, essendo multifattoriale, tante possono essere le terapie che funzionano, vanno tutte integrate naturalmente su un aspetto di famiglia, cioè uno può fare una terapia più a andamento psicanalitico, però prenderà in cura anche i genitori, fare quello che i genitori, va integrata con il nutrizionista perché, come ha detto, solitamente non sanno mangiare, eccetera, tutte queste cose, cioè tante possono essere gli approcci, e per cui chiaramente, siccome danno dei buoni risultati, buono, insomma, intendo dire che purtroppo c'è quel 15% che è un po' una spada di Damocle, un po' insomma una spada di Damocle, ecco, non sono per il momento così motivati a cambiare il cavallo. Ecco, il mio discorso è quello che molto semplicemente mi auguro che tutti coloro che fanno gli psicoterapeuti, che si interessano fondamentalmente di terapie, quali ad esempio siano quelle del trauma, e che possono avere motivo in qualche modo di trarre vantaggio dal fatto che si dimostri che un trauma dell'età fetale su un gruppo sanguigno diverso, a tutti i loro pazienti facciano il gruppo sanguigno a madre e figlia. L'altra cosa che io propongo è, quando vedo l'anoressica, dico: ma perché colpevolizzarsi? È stato definito un libro di pace. Se non si identifica la ragione di fondo, si crea molte volte una situazione che aumenta il disagio. Perché poco tanto, se la relazione viene definita conflittuale,
e si creano degli stati di colpa, no? Cioè, si fa cadere l'ombra della colpa sulla famiglia, quando invece, poveretti, ognuno cerca di fare quello che è del suo meglio, cioè la figlia cerca di fare il suo meglio per avere il posto nel mondo, i genitori cercano di fare il loro meglio, i fratelli o sorelle, se ci sono, cercano di fare il loro meglio, più li si colpevolizza e più il funzionamento diventa disfunzionale. Cioè, si è visto che la persona colpevolizzata tende a comportarsi molto peggio, proprio nel cercare di far meglio, quello che Paslavic chiamava la tentata soluzione. E sì, è stato talmente casuale che penso che nel momento di allora ero l'unico, adesso si comincia a muovere qualcosina. Ecco. Spero che da qualcosina si dilati in una grande ricerca. Una grande ricerca che ha dei costi minimi. Perché il gruppo sanguigno, la madre e figlia sono $7. No? Più o meno penso che sia quello, non costa. Non so esattamente quale sia il costo, però sì, non è una. È una cosa minima. Non è un costo insostenibile. Una cosa minima. Cioè, se così fosse, cosa che io personalmente penso da tutta la mia ricerca, si potrebbe avere quel gioco d'anticipo che permetterebbe di abbassare questa statistica dal 15% a una statistica molto più bassa. E io ho un'altra domanda dal punto di vista psicoterapeutico. Ogni caso è differente oppure c'è un metodo che è comune per affrontare e cercare di risolvere l'anoressia? Ma come dicevo, tante sono le terapie, devo dire che non dico che siano esattamente equivalenti, ma insomma funzionano relativamente bene. Cioè, secondo me il problema non è tanto la terapia, io preferisco se si fa anche un'impostazione sul trauma, perché questo proprio permette di dare il rovescione della storia, cioè i due nella barca diventano alleati contro il trauma anziché vivere una situazione conflittuale. Però ci sono tante terapie che funzionano. Il grosso problema è che solitamente la diagnosi si fa tardi. Questo secondo me è il grosso problema. Ecco, un gruppo sanguigno sarebbe possibile ipotizzarlo prima del tardi. Cioè, chiaramente si terrebbe più sotto controllo la situazione, si può cominciare anche una terapia familiare prima, si può cominciare una terapia breve strategica, insomma, una psicanalisi, perché no? È vero che c'è una forte correlazione fra stato economico della famiglia e anoressia, cioè tende ad essere una malattia delle persone e delle società avanzate, più ricche, più educate? Questo è il paradosso che appare a prima vista. In realtà non è tanto la situazione economica, è che il mondo di ieri aveva quello che io chiamo questa grande famiglia, in cui chiaramente se non si faceva questo processo di identificazione e quantificazione con la mamma, si faceva con la vicina di casa, cioè il villaggio, quella della cascina che c'era in Italia, no? Ecco, ma mi viene a dire anche quelle che in Italia si chiamano le case di ringhiera, no? Ecco, la casa di ringhiera c'era il suo cortile, eccetera. E certo che nel momento che non c'è più la casa di ringhiera, non c'è più la cascina e che la famiglia fa quello che era il prototipo della famiglia borghese di una volta, cioè una casa che c'è una porta che si chiude, quella è la casa, e se quella casa lì è abitata soltanto da padre e madre e la figlia, certo che se il processo non riesce a avvenire con la madre, diventa dura. E siccome le società cosiddette ricche hanno questa tipologia di famiglia, questo è. Io ad esempio ho un altro caso che non c'entra niente con questo, che mi sono reso conto, è che nel passaggio dalla casa di ringhiera o dalla cascina all'appartamento, e questo è capitato in Italia, mi viene a dire, circa 50 anni fa, ci sono molti bambini che sono stati lasciati soli in casa, bambini neonati, sono stati lasciati soli in casa, soli, c'è un bambino di 2 mesi, la madre lo lascia lì nella culla, esce, va a fare la spesa, torna su, ecco, tanto dorme, no? Ecco, quello magari si è svegliato, è rimasto terrorizzato da solo in casa, e sono dei traumi che in altre civiltà, in altre società apparentemente più povere,
non c'era, no? Perché il bambino era sempre con qualcuno. Ma allora, se si ipotizza che la probabilità di traumi fetali sia la stessa sia in culture diverse che in epoche storiche diverse, e l'anoressia è molto più prevalente in società abbienti e peggio nei nostri piuttosto che secoli fa. Questo vuol dire che il trauma, che le condizioni ambientali sono talmente forti da... cioè famose cause. Quindi una società, la casa di ringhiera, quel concetto, è un fattore più forte del trauma fetale, altrimenti l'anoressia sarebbe stata... Il trauma fetale, a differenza di gruppo sanguigno, sarebbe il terreno, la causa, la condizione sine qua non, le altre sono le cause. Non ci sarebbero le cause, o non ci sarebbe una causa, per cui quella fatidica porta che ha tante chiavi, avrebbe quella chiave chiusa. Non so se mi sono spiegato. No, ho capito benissimo, cioè mi sembra di aver capito. Che vuol dire però che il rapporto fetali un secolo fa i traumi fetali avrebbero potuto essere altrettanto prevalenti, però non si sono verificati perché c'erano fattori ambientali che... Non si sono verificate le cause, o non si è verificata una delle cause. Poi secondo me c'è da dire un'altra cosa, che i gruppi sanguigni, le popolazioni andavano secondo i gruppi sanguigni anche, cioè oggi non si riesce più a fare nessuno studio perché le popolazioni si sono mescolate, però si è visto che le popolazioni aborigine dell'America erano fondamentalmente zero. Le popolazioni, questo all'inizio appena sono stati fatti i gruppi sanguigni, poi si è mescolato tutto, oggi poi non è più fattibile. Le popolazioni di Cina, parlo di Pechino e Shanghai, erano fondamentalmente A, e le popolazioni a forte prevalenza pastorizia, tipo i nomadi dei camelieri, quelli erano fondamentalmente B. Tenete presente che parlando proprio dal punto di vista scientifico, cioè non entrando in dettagli di particolari, cioè parlando proprio dal punto di vista scientifico, l'uomo nasce come zero. I Cro-Magnon sono zero. Là, ma compare circa 25.000 anni fa, più o meno. Tenete presente che i gruppi sanguigni si sono fatti su quasi tutti i reperti, mummie e quant'altro. Da dove arrivi là? Ah, questa è una bella domanda, ci sono delle altre biblioteche, non su questo argomento. Ecco, perché chi dice che è un mutante determinato da radiazioni ionizzanti, piuttosto, insomma, mutante. Però se fosse un mutante così capitato, così casuale, non si capisce perché non ci siano altri mutanti che poi si siano estinti, no? Dico bene. Ecco, invece se è soltanto là è il bimbo, come mai? E allora l'altra teoria è quella della Bibbia, no? C'è stata un'entità che ha fatto quest'uomo e ecco, e poi ci sono quelli che dicono che è un clone dello spazio, insomma, dove arrivi questa, insomma, è una questione aperta. Il dato di fatto è che le popolazioni non erano così mescolate, quindi io penso che in passato la probabilità di avere una madre che fosse di gruppo sanguigno diverso era bassa. Tenete presente che il primo B che abbiamo trovato è di 16.000 anni fa. Il primo AB, la B è molto semplice, è un A che fa sesso con B, non è, ci vuole una grande... Ecco, è relativamente facile. Ecco, il primo AB che abbiamo trovato, cioè che si è trovato fino ai giorni nostri nei reperti, data del IX secolo d.C. Questo sta a significare che l'A e il B avevano vite completamente diverse. Pensate alla Bibbia, che Caino e Abele, no? Uno che fa l'agricoltore, l'altro il pastore. Di solito il pastore si riceveva una legnata sulla testa dall'agricoltore perché aveva pestato le sue coltivazioni con le bestie, no? Pastori attraversavano interi continenti, cioè che sia così, che ci sia anche un aumento della probabilità che si accoppino fra A e B, penso è zero, penso che sia abbastanza reale, cioè che quindi ci sia un secondo motivo in più per... C'era quel vecchio proverbio che diceva moglie buoi dei paesi tuoi, no? Cioè, penso che
Io non credo che ci siano statistiche a questo riguardo e non penso che si possano più fare ormai, però penso che questo sia anche un altro fattore da prendere in considerazione. Voi sapete sulla storia della B, io sono di Torino, no? A Torino c'è la Sindone. Non so se sapete che adesso c'è l'esposizione della Sindone a Torino. La raccolto perché è molto divertente. La Sindone dicono che non abbia mai fatto miracoli, eh? Ma un miracolo lo sta facendo, no? Perché a Torino in 2 mesi sono previsti 5 milioni di visitatori e sta facendo un miracolo per le guide turistiche, per i ristoratori, i ristoratori, gli alberghi, sta facendo il suo miracolo, lo sta facendo. E la Sindone, che è una delle cose più discusse sulla faccia della terra, perché in realtà la Sindone è un lino bruciato, il segno che c'è sulla Sindone è una bruciatura, soltanto che per fare una bruciatura con delle variazioni così cromatiche, cioè bruciare un po' di più, un po' di meno, senza peraltro tagliare la fibra, e invece per valutarlo così riusciamo oggi con laser, connesso naturalmente con sistema informatico, eccetera. La domanda come siano riusciti a fare un falso allora, c'è veramente una domanda molto curiosa, oltre a fare la fotografia è tridimensionale. No, la cosa molto interessante, perché vi parlo questo riguardo ai gruppi sanguigni, è che la Sindone, non so se avete presente, ha una goccia di sangue che fa un 3 qua così, quando io faccio così, se collo una goccia di sangue fa un disegnino a 3, no? Ecco, quella goccia di sangue lì è B. Allora, la Sindone è un falso dopo il 1300, quando la B storicamente compare già con un certo peso, oppure è l'uomo nuovo che sintetizza carino, bene? Questa è una bella domanda. E comunque, no, per rispondere alla sua, io penso che il fattore anche che sia in aumento è sicuramente per il restringimento della famiglia e quindi la difficoltà dei processi di identificazione e controidentificazione. E forse anche penso che è probabile quantomeno che ci siano più coppie con diversità di gruppo sanguigno. Altre domande? Tu Dario? No, volevo solo puntualizzare questa cosa, come la domanda che hai fatto tu prima. Cioè, ci vuole la concomitanza affinché ci sia condizione di una differenza in cui si è di un trauma fetale, mi ha ricordato questo, no? Ah sì, perché se non c'è trauma fetale, come dicevo, alla nascita, come dicevo prima, gli anticorpi, tu sei biologo, sei meglio di me, gli anticorpi contro l'A e contro il B sono grossi, non passano il filtro. Non passano da una parte all'altra della placenta, quindi la madre non si accorge di avere un figlio diverso. Io la constatazione che ho avuto di tutte le madri anoressiche, tipo ad esempio ho una madre anoressica, una madre di una figlia anoressica, ha 3 figlie, e quando parla di questa in presenza della figlia, dice: ah, mia figlia è tanto strana. Ma non lo so, se voi vi sentite vostra madre che vi dice: mia figlia è tanto strana, non lo so, a me mi sembra che... Non so, invece sono tanto normale, ecco. E dà l'idea di una persona che in qualche modo abbia cominciato un allarme da sempre, no? Come sia importante, come tra l'altro c'è nel titolo, direi che ci sono 2 componenti. Una che dà una predisposizione, però senza un fattore aggiuntivo, che il trauma non è necessariamente il caso che l'anoressia si sviluppi solo per il gruppo sanguigno. E l'ordine è gruppo sanguigno e trauma, non l'inverso. Ma lei esclude quindi che possa esserci anoressia senza un trauma fetale? Sì. Lo esclude a priori. D'altronde, se lei legge sia Lowen, che Lauren Seller, la descrizione della tipologia di carattere che corrisponde a quella che è poi l'anoressica, ecco, tipo la top model, no? Che la vede camminare, presente, no? Cosa intendo dire? Lei si vede la top model che avanza sulla passerella con la telecamera messa in testa alla passerella e vede la testa che fa ciù, 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 che passo spinta, no? Ecco, la descrizione
dell'anoressica è quella che loro attribuiscono al trauma fetale. Non so, ad esempio, il passo spinta è molto interessante, perché per fare il passo spinta deve spingere col polpaccio. Allora, quando lei guarda Naomi Campbell o altre ragazze, uno dice hanno le gambe magre, ma non è così esatto, la guardi bene, ha una scarsa differenza fra coscia e polpaccio, cioè ha il polpaccio che in proporzione alla coscia è grosso. Non so se ci ha fatto caso, ci faccia caso, perché usa molto il passo spinta. Quando li vede una persona che ha il polpaccio molto grosso, beh, è probabile che abbia avuto un trauma fetale, cioè la descrizione della tipologia di carattere del trauma fetale. Sì, secondo me ha avuto un trauma fetale. Per l'anoressia adolescenziale femminile. Scusi, ma quindi per capire, il trauma fetale è semplicemente quando il sangue si mischia o ci sono altri tipi di trauma fetale? Secondo me per l'anoressia deve avere i sangue che si mischiano. Altri tipi di trauma fetale che non facciano mescolare il sangue non dovrebbero scatenare questo allarme così reciproco. E che cosa, non siamo totalmente avanti questa cosa, quali possono essere i traumi fetali? Distacco il placenta, ad esempio. Ma non ad esempio durante la nascita, non so, il cordone umbilicale? Anche durante la nascita, cioè. Non il cordone girato, ma un contatto di sangue fra i due, cioè una nascita che sia particolarmente turbolenta, ecco. E poi espandere un attimo su cos'è questa terapia del trauma che fa questo dottore di Santa Monica? Laura Seller? E dunque, la terapia del trauma è molto semplice. Il trauma, e di questo è il bello della anoressia quando si risolve, perché il trauma è una cosa per me, da dire, grandiosa, perché ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. No? In fondo è bello, sono vive tutte e due. No? Il trauma è molto semplicemente l'allarme che resta. Noi abbiamo un sistema neurovegetativo che si compone di un vago e di un simpatico. I due neurovegetativi hanno funzione, diciamo, opposte, no? Cioè uno vasodilata, l'altro vasocostringe, uno fa una cosa, l'altra ne fa un'altra, no? E tutta la nostra vita funziona continuamente in questo bilanciamento continuo da andare di qui di là. Cioè diciamo che per vivere, è come, io faccio l'esempio molto banale, mi scuso con te se sei uno scienziato, ma è come se noi facessimo il capofila, no? Bisogna che ogni determinata situazione sia attraversata con uno dei due come capofila. Cosa capita? Capita che alle volte io attivo uno di questi due sistemi al di là della capacità elastica di questo sistema. Il trauma non è l'evento, il trauma è stato andato al di là della capacità elastica. Faccio un esempio semplicissimo: passate sul ponte di Brooklyn, vi legano i piedi, vi buttano giù con gli elastici ai piedi. C'è gente che pagherebbe $15,000 per fare una cosa così. Ma è molto probabile che uno che non l'ha mai fatto prima ne esca traumatizzato. Cosa è capitato? È capitato che sul sistema simpatico, che è quello che deve reagire di fronte a un evento, di una simile entità, sia attivato al di là della capacità elastica di tornare a casa, di tornare al riposo. Così può capitare, ad esempio, al vago. Il vago, tutte e due fanno cose positive, non c'è un positivo o un negativo. Il vago invece di attivare in questo modo fa svenire, è la famosa risposta di Laborit, non so se l'avete già sentito, che le risposte potenziali sono che o svengo o lotto e fuggo. Lottare e fuggire sono le risposte dell'adrenalina, del simpatico, svenire sono quelle del vago, chiamato anche parasimpatico come preferite. Svenire serve perché fa risparmiare energia. Se uno si schianta in macchina e non riesce a uscire dalla macchina perché è pizzicato dentro, l'unica cosa è risparmiare energia finché arriva ai soccorsi. E il vago serve a questo, fa consumare di meno. Tant'è vero che oggi si fa la famosa coma farmacologico,
perché una persona che ha avuto ad esempio un infarto deve cercare di consumare poco, di far pompare poco il cuore, di affaticarsi poco, quindi nel coma, svenimento, coma, il sistema va giù di consumo. Quindi sono tutte e due positivi. I traumi solitamente fetali e del primissimo periodo della vita sono solitamente un'attivazione del vago molto forte. Le attivazioni del simpatico molto forte solitamente sono successive. Di per sé è andato tutto bene, mi è servito per attraversare quella situazione, mi hanno preso, mi hanno buttato giù dal ponte con gli elastici in piedi, io ce l'ho messa tutta per farcela. Se invece l'avessi saputo prima, avrei fatto un allenamento, avrei allenato poco alla volta il sistema in questione, espandersi e tornare a casa. È chiaro fin qui l'esempio? Se il mio sistema non sa espandersi e tornare a casa, ma si espande e non torna a casa, la situazione è questa, si espande e non riesce a tornare a riposo. Siccome io ho bisogno continuamente per vivere di avere un capofila, rispondo con lo stress. La parola stress, andate a vedere su un dizionario d'altri tempi, è una parola che arriva dal linguaggio dell'architettura, e la controspinta che mezzo arco ha bisogno per rimanere in piedi, mezzo arco non sta in piedi, cade, ha bisogno di una controspinta uguale e contraria. Ok? Allora, lo stress, questa parola, nel 1910, quando hanno scoperto i due neurovegetativi, il vago e il simpatico, l'hanno trasmutata sul linguaggio medico. Allora, io ho questo sistema che si è attivato, non riesco a tornare giù perché non ho fatto il debito allenamento, resta qua, cosa faccio? Faccio lo stress, tiro su questo. La possiamo chiamare anche compensazione. La compensazione però paradossalmente è sempre un po' di più di quello che era necessario, quindi è così il sistema. Quando vedete uno tanto calmo, pensate che dentro ha un sistema simpatico che è rimasto su e che a cui contrappone il vago. Solitamente quelli tanto calmi fate molta attenzione perché sono molto pericolosi quando perdono le staffe. La giornata di, com'era quel film, di Ordinaria Follia, no? È quello tanto calmo. Quello invece che sembra tanto agitato, come ad esempio l'anoressica, solitamente è un trauma vagale, il vago che è venuto su e che viene controbilanciato dal simpatico. Quando vedete uno che è tanto macio, che è tanto in carriera, che è tanto duro, pensate che uno che recita, che vuole far vedere, che è la compensazione. Uno che fa, io mi ricordo l'intervista di una persona, di una moglie, che aveva il marito che era il trucco speciale, che era un duro, il macio per eccellenza, coraggiosissimo, fortissimo, eccetera. Però quando è morto suo padre, se non ci fossi stata io qua, si sarebbe sciolto. Avete capito? Perché è la compensazione. Allora, la terapia del trauma consiste molto semplicemente nel far venire giù i due, molto lentamente, attraverso quello che viene chiamato il felt sense, il sentire sentito, non immaginato. Io metto la persona in situazione di tranquilla e comincio a permettergli di sentire il suo corpo e di descrivermelo, perché tutto quello che è l'attivazione dei sistemi neurovegetativi si scarica attraverso il corpo, e se io gli do spazio, gli do la scena, si permette di scaricarsi. Questo è Peter Levine. Peter Levine era un uomo da $1 milioni nel periodo della NASA, e l'avevano chiamato alla NASA perché volevano che mettesse a punto un protocollo molto chiaro, molto semplice per gli uomini dello spazio. Gli uomini dello spazio sono la crema della nostra società, guadagnano bene. Hanno avuto una vita che è stata il top che si poteva immaginare, insomma, solitamente hanno una famiglia stabile, insomma, hanno tutto che funziona bene, non hanno grossi traumi. Quindi lui ha lavorato su della gente senza grossi traumi e doveva mettere a punto un protocollo per riuscire a far fronte a un evento inaspettato. Apri la porta
della navicella sulla Luna e ti trovi a fare un incontro ravvicinato del terzo tipo naso a naso. È inaspettato, no? Magari ti capita, magari no, cioè capitano cose inaspettate. E quindi cosa ha fatto? Ha studiato il sistema neurovegetativo e ha detto tutta una serie di cose che mi hanno a dire, sono lapalissiane, ma sapete che nella scienza dire lapalissiana forse è la cosa più difficile. Cosa ha detto? Ha detto che gli animali, i mammiferi, hanno tutti il sistema neurovegetativo praticamente identico. Casomai ci sarà una differenza sul neocortex, sulla corteccia cerebrale e sulle parti più evolute del cervello, ma il neurovegetativo è assolutamente identico. Bene, lo sapete che i mammiferi in natura si traumatizzano molto meno dell'uomo? Cioè, pensate di fare la gazzella dove un posto che è pieno di leoni, dove potete incontrare un leone 10 volte al giorno, pensate quanto vi spaventate, eppure non sono traumatizzati, lo sono molto di meno dell'uomo. Diciamo che si traumatizzano di meno e se traumatizzati guariscono. Il trauma di solito per l'uomo è una ferita, è un'uncera, una piaga che diventa sempre più putrida. Perché? Perché tutto questo? Perché, se questi sono gli studi di Peter Levine, noi abbiamo un predominio della corteccia cerebrale. Quindi invece di permetterci di sentire, di leccarci la ferita, di tremare, di fare tutte queste cose, cosa facciamo? Cominciamo a darci un tono, cominciamo a fare i furbi, non so, a farci, capite? E quindi questa cosa non si scarica, il neurovegetativo non si scarica attraverso il fisico, mentre invece essere presente alla sensazione fisica mi permette di scaricarlo. E allora questa cosa qui di permette di scaricare il neurovegetativo è un pochettino come fare la maionese, cioè nella terapia del trauma una cosa che si fa è questa, che è fondamentale: non devi venire a raccontarmi la tua storia e vomitarmela sul tavolo tutta, perché se visto, e questo si è visto ad esempio nelle, sapete che i crash aerei, di solito se c'è un crash aereo capita una cosa incredibile, o vivi o muori. A parte i crash aerei in cui ci siano degli incendi, in cui ci sono tutti magari ustionati o intossicati dai gas, se no nel crash aereo le vie di mezzo di solito sono relativamente rare, no? È una cosa incredibile. Cosa fanno? Una volta prendevano quelli sopravvissuti, li mettevano tutti in una stanza e li facevano verbalizzare pensando di risolvere il trauma. No, si traumatizzavano ancora di più. Quello che raccontava, quello di raccontare, si traumatizzava ancora di più. Quello che magari dormiva, che non si accorda proprio di niente, si traumatizzava a sentire il racconto degli altri. Cioè il suo sistema si attivava. Allora, cosa consiste? Consiste in quella che viene chiamata la titolazione. Titolare è una parola del linguaggio del farmacista. E fare cadere goccia a goccia, dopodiché dico che questa soluzione ha 50 gocce, cioè ho titolato il numero di gocce, ho messo dell'acqua di qui, ci ho fatto cadere l'acido cloridrico e l'ho titolato. Consiste nel far cadere goccia a goccia, in modo tale che quella cosa lì poco alla volta si amalgami, si integri. Non so se ho reso l'idea. In parole povere faccio un allenamento a ritroso. Nell'allenamento per buttarmi giù dal ponte di Brooklyn comincio col guardare così, poi c'è l'istruttore che mi prende per mano, mi mette quattro materassi e mi dice: ma prova a buttarti a pancia molle sopra. Mi butto a pancia molle, poi salgo sul tavolino e faccio la stessa cosa, al tavolino mi tiene per mano, poi provo a farlo senza essere tenuto per mano, poi provo a fare, poi facciamo un salto legato tutti e due assieme, lui mi tiene, mi contiene il mio sistema neurovegetativo, e poi dopodiché posso fare il salto e divertirmi tantissimo. Fare così col sistema neurovegetativo, avere il sistema neurovegetativo che va bene su e giù, è un'esperienza meravigliosa, se lo so riportare a casa, ma se non so riportare a casa no. Un'esperienza analoga a questa cosa di avere una buona balance nel sistema neurovegetativo è nel tantra. Sull'uomo lo vedete molto più facilmente che sulla donna. Se si eccita troppo, c'è il rischio che abbia un'infiammazione precoce. Se si eccita troppo poco, c'è il rischio che si addormenti nelle braccia della donna. Bisogna che l'eccitazione e il rilassamento si alternino così.
E in questa alternanza, in cui non necessariamente c'è l'eiaculazione, in questa alternanza c'è un grande piacere. Tutto quello che è fatto in questo sistema di alternanza, vi compreso buttarsi dal ponte di Brooklyn, è di un grande piacere. Se il sistema invece si attiva, che non riesce a tornare a casa, mi resta attivato così, è l'inizio dello stress. Lo stress, faccio così, vado sempre più su, e poi arrivo a un punto che sono arrivato a fondo corsa. E lì è il punto in cui il trabocca il vaso. Questa è la terapia del trauma, della somatica e della... La somatica semplicemente usa questo in termini generali, la Neuro Affective Relation Model lo usa proprio sui traumi fetali del primo periodo, eccetera, eccetera, cioè trovo che effettivamente è più efficace, anche perché se una cosa mi traumatizza è molto probabile che sia la riedizione di un qualcosa di passato. Non so, capita incidenti stradali, non è morto nessuno, non è capitato niente, ma perché sei così traumatizzato? Io avevo un paziente che ha avuto un colpo di frusta a 20 anni, ne aveva 75, mi ha raccontato questa cosa mettendosi a piangere, una cosa incredibile. Poi vai a vedere, ha avuto una nascita dove l'hanno tirato fuori così a croppo, gli staccavano la testa, eccetera, eccetera, perché la cervicale doveva ricordargli qualcosa, ecco. Sì, è quella che io chiamo la maionese, fare la maionese. Io uso molto questo linguaggio. Ho scoperto che piace perché ho visto che lo citano anche, non solo più gli italiani. La maionese bisogna far cadere l'olio goccia a goccia, se no si dice che impazza, no? Quindi impazzisce. No? Quindi, in pratica l'esperienza, perché sia integrata, deve essere goccia a goccia. Se è troppo tutto d'un botto, impazzisci. Il trauma in realtà non è l'evento, ma è un evento che viene vissuto, secondo Peter Levine, nel troppo. E il troppo possono essere tre. È troppo come quantità, è troppo in fretta, è troppo presto. Si può morire di indigestione. Solito esempio dell'italiano, io faccio un bel pranzo di Natale. Si può morire di pranzo di Natale perché uno ha mangiato troppo. È un trauma, eh? Cioè, il trauma non dovete pensare che sia una cosa negativa. I traumi più spaventosi sono quelli di espansione sul positivo. Pare che la cosa peggiore sia per un nullatenente vincere $1 milioni. Per Keller vince $1 milione proprio Marco se ne accorge, cioè non credo che si attivi il sistema neurovegetativo più di tanto, ecco. Ah sì, bene, bella giornata oggi, oggi comincia bene, ecco. Capite? Perché è l'attivazione che non torna a casa, che non so gestire, e la terapia del trauma mi fa un allenamento a posteriori, mi aiuta a gestirla a posteriori. Ho fatto cadere troppo olio una volta sola. Col cucchiaio allontano un po' l'olio nella scodella e una goccia alla volta lo reintegro dentro. Si comincia con raccontare due parole, dimmi due parole di quello, del motivo che ti porta da me. E mentre dici queste due parole resta presente a quello che senti, ok? Fermo, non parlare oltre. Dimmi molto bene cosa senti. Ah, senti i piedi che fanno, sento una scarica, sento, eccetera. E lascia che questa cosa poco alla volta si integri. Ok, dimmi altre due parole. Ah, oh, sento altre due parole. E poi magari dopo tre sedute Maria mi dice, io non so, sono venuto da lei per raccontarle una roba terribile, ma mi sono accorto che è stata una delle cose più belle della mia vita. Non fa neanche più bisogno che me la racconti. Sei integrata. Ricordatevi che tutto quello che vi capita nella vita è un'opportunità. E l'opportunità si può vivere nei due sensi. Cioè, capite? Perché quello che noi chiamiamo un trauma, ma pensate una madre e una figlia, per tornare al nostro discorso, una madre e una figlia che ce l'hanno fatta, c'è stato un trauma fetale, c'è stato un gruppo sanguigno diverso, c'è stato, ma ce l'hanno fatta. Ma è grandioso, no? Ce l'abbiamo fatta nella differenza anche. È grandioso. Cioè questa è la terapia del trauma, adesso ve l'ho raccontato un po' da attore italiano, ecco. Se non sapete cosa fare nella vita, leggetevi oltre il mio libro, naturalmente, ecco. Ecco, e mi raccomando, raccontatelo anche agli amici di leggere il mio libro. E fra parentesi, la terapia del trauma, nel mio libro,
è stata raccontata in una modalità che è piaciuta, nel senso che ho avuto l'editing da una signora che ha fatto l'editing di Peter Levine e di Laura Seller, e sulla parte, sul capitolo della terapia del trauma, grandi appunti non me l'ha fatti, mentre invece sul resto è stata veramente molto severa. Comunque, se avete voglia, leggetevi i libri di Peter Levine, che leggetevi il libro di Laurence Seller, questo vi chiarirà molto la terapia del trauma, a parte che potete fare anche una stealth di 3 giorni e cominciate a entrare dentro. Comunque, la terapia del trauma è la piccola via della meditazione. In realtà meditare, essere presenti a quello che c'è e lasciarlo poco alla volta depositare. Il problema della meditazione, secondo me, nel mondo occidentale, per cui io sono molto fanatico della terapia del trauma e un po' meno della meditazione, è che se non guidata, molte volte si rischia che la persona cominci a pensare proprio, mi viene a dire una parola volgare, le proprie balle, cioè capite, ai propri conflitti, alle proprie cose, alle cose che non vanno, e lo pensi in quei termini invece di sentire la cosa che poco alla volta si deposita. La terapia del trauma, secondo me, è molto simile a una meditazione tenuta nei giusti range, cioè non si lascia la persona partire, la si tiene lì, la si tiene presente al corpo, la si tiene presente al sentire, e si lascia digerire poco alla volta quello che sta emergendo. Ma anche in un caso di uno stupro, ad esempio? Certo, certo. Sì, sì. Adesso le terapie del trauma, lo potete guardare su internet, ci sono terapisti che sono specializzati in vari settori. Non so, che ad esempio in America ci sono molti terapisti dei veterani, no? Che in Italia non è così diffuso. Ecco. Sì, sì, certo. Abusi sessuali, certo. E il sistema sempre nervo vegetativo che si attiva e torna a casa. Ma